Io non ho voluto abbandonare i miei amici Angeletti, Menini, la Polizia di Stato, il Bottagna, quest'anno anche la Nippo Fantini che ha sostenuto l'iniziativa, che è una squadra professionistica della nostra provincia. Io credo che coniugare la solidarietà allo sport e portare tanta gente, nonostante il tempo non sia stato favorevole oggi, sia una cosa assolutamente da sostenere. Io l'ho sempre fatto in tanti anni di sostegno come amministratore legato allo sport, lo continuo a fare anche adesso da Palazzo Madama, perché il ciclismo è veramente bello praticarlo, bello sostenerlo, e poi se si aggancia a soluzioni, a situazioni solidaristiche, credo che compia un'azione ammirevole, e io e non io, le istituzioni devono essere vicine. Credo che questo sia il significato di questa giornata bella che mi auguro possa continuare per tanto tempo. È una bellissima intanto esperienza, una bellissima iniziativa. Io vengo dal Velo Club Bottagna, che è promotrice di questa pedalata per la solidarietà, e quindi volevo esserci. Non ho avuto la fortuna con gli atleti di poter portare qualche professionista, ma magari l'anno prossimo sicuramente verremo con qualcuno. Parlavamo appunto del Velo Club Bottagna, una società che ha lei nel cuore. Beh, ho iniziato a pedalare proprio con la maglia del Velo Club, e quindi avendo fatto un percorso professionale nel ciclismo, per me è stato motivo di orgoglio riuscire a dargli una mano quest'anno e avere tutti i ragazzi del Velo Club che sono vestiti Nippo Vini Fantini. È un po' un completamento di un percorso partito proprio al Velo Club. Il ciclismo coniuga spesso un messaggio di solidarietà e di speranza, ed è giusto fare iniziative di questo tipo perché permettono poi a chi è meno fortunato di avere un aiuto che spesso sembra un contributo magari piccolo, ma per certe persone fa la differenza. La Fondazione dei Maestri si occupa di minori e di famiglia, ha due sedi, una a Brugnato, che è la sede principale, e la sede secondaria a La Spezia, all'interno del progetto di Spezia Salute. Ci occupiamo di minori di famiglia, quindi mediazione familiare, supporto psicologico, logopedia, e quindi tutto ciò che può servire a dare supporto alla famiglia. Il progetto NOA è un progetto di supporto ai minori all'interno della nostra sede di Brugnato, un supporto dove vengono educatori dei servizi, noi forniamo gratuitamente i locali, il riscaldamento, le attrezzature, e diamo in alcuni casi anche un supporto gratuito alle persone e ai ragazzi che ne hanno bisogno. Si cerca in questo modo di supportarli al fine di che possano essere reintegrati all'interno del tessuto sociale nel miglior modo possibile. Questo progetto NOA quindi ci darà la possibilità di fornire supporto a più ragazzi e quindi migliorare un po' le condizioni familiari.